Alla prima edizione di questo convegno che tratterà il tema della montagna Canzeria tra le risorse già in atto e le potenzialità che ci auspichiamo possano presto divenire realtà. Questo convegno si inserisce all'interno della seconda edizione del percorso fotografico documentario La montagna Canzeria, scrigno di meraviglie, promosso dal GIROS, sezione Sicilia Centrale. Il GIROS, gruppo italiano di ricerca per le orchidee spontanee, è un'associazione attiva a San Michele di Canzeria già dal 2010 che si occupa della valorizzazione e della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico non solo di San Michele di Canzeria ma di tutto il versante centro-orientale dell'isola. Ringraziamo sin da subito le illustri autorità che ci hanno voluto onorare con la loro presenza e in particolar modo l'amministrazione comunale che è qui rappresentata dal signor sindaco, il dottor Giovanni Petta, dall'assessore all'ambiente, il dottor Francesco Scarfia e dal vice sindaco Michele Giongrandi. Ringraziamo anche gli illustri relatori che con la loro accademicità ci permetteranno di scoprire alcuni importanti risultati in materia di etnobotanica ed in particolar modo il professor Salvatore Arcidiacono e la dottoressa Elisa Coppola. Passo subito la parola al signor sindaco per un saluto. Grazie, buonasera al professor Arcidiacono, alla professoressa Coppola e naturalmente al professor Iannizzotto. Grazie Damiano e buonasera agli ospiti intervenuti. Io vorrei innanzitutto ringraziare di cuore il professor Iannizzotto che ha dato vita a questa mostra che durerà un'altra settimana, quindi per ben due settimane, perché veramente sta dando la possibilità a me in primis e quindi a tutti i nostri concittadini e anche a persone che visitano il nostro paese, quindi che intervengono, di poter conoscere veramente una delle risorse che forse è un po' nascosta da noi stessi, ma che è presente e che è una risorsa veramente importante per il nostro territorio. Abbiamo circa 42, come mi diceva il professor Iannizzotto, 42 specie più numerosi ibridi nella nostra montagna Canzeria, che sicuramente dopo queste iniziative che partono soprattutto dal 2010, da quando questa associazione si è insediata, sta portando a conoscere veramente questo argomento. Da parte nostra ci sarà veramente tutto l'interesse, tutta la collaborazione e tutto ciò che è nelle nostre possibilità per cercare di promuovere queste iniziative e sicuramente le varie specie di orchidee. E, ahimè, devo fare obbligatoriamente un piccolo inciso per quello che sta accadendo in questi ultimi tempi. Ecco, questi incendi boschivi, questo sfracello veramente che sta coinvolgendo il nostro territorio rischia, tra le altre, oltre il creare questi problemi all'incolumità pubblica ma anche a abitazioni, a problemi a livello di sicurezza del nostro patrimonio e del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista estetico, dal punto di vista salutare, mettiamola come vogliamo, rischia pure di mandare in fumo queste specie che abbiamo, queste risorse che magari non conosciamo. Ecco, noi nell'intendimento dell'amministrazione abbiamo veramente dato una spinta forte cercando di coinvolgere le autorità provinciali competenti a trovare delle soluzioni per prevenire soprattutto questo rischio. Noi cittadini cerchiamo di divulgare, di farci presenti e cercare di impedire o quantomeno vedere di individuare chi eventualmente potrebbe essere e dissuadere i malintenzionati. Cerchiamo di avere cura del nostro patrimonio,
perché oltre a quello che vediamo, quello che c'è, ha altre risorse che meritano la dovuta attenzione. Sono quelle piccole cose che forse per la nostra comunità sono piccole, ma potrebbero diventare veramente delle risorse grandi, chi lo sa. Noi, insieme all'aiuto di persone come il professor Iannisotto, cercheremo di fare il possibile per sviluppare e promuovere e di queste e di altre iniziative. Curiamo e rispettiamo il nostro ambiente. Ecco, così voglio concludere e passerei la parola a Damiano per il proseguio della cerimonia. Grazie. Penso che anche l'assessore all'ambiente, il dottor Francesco Scarfia, voglia rivolgere un saluto. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Iannisotto per l'invito e per essersi occupato di questa manifestazione, che è veramente un convegno bellissimo, per quanto riguarda soprattutto la nostra montagna, punto cardine appunto della nostra campagna elettorale come valorizzazione, perché noi vogliamo valorizzare la nostra montagna, ma soprattutto la vogliamo fare conoscere ai giovani, con l'esperienza magari di persone più anziane che già la conoscono abbastanza bene, molto bene, ma noi giovani, se non in qualche caso sporadico, praticamente non conosciamo la nostra montagna, ne sentiamo solo parlare ogni 5 anni durante la campagna elettorale, ma poi ci dimentichiamo dell'esistenza e soprattutto della bellezza della nostra montagna Ganzarini. Io sono veramente onorato di questo invito e soprattutto dell'impegno che ci ha messo sotto Damiano nell'organizzazione, perché è sempre presente e impegnato per quanto riguarda queste manifestazioni. Volevo puntualizzare che la nostra montagna è bella, è ricca di numerose piante, numerose specie di orchidee, però a me cara c'è, il dottor Iannisotto lo sa, a me cara c'è una specie particolare, praticamente della famiglia delle liliacee, che è il Ruscus aculeatus, nonché il puncitopo. Io spero di riuscire a introdurre anche più avanti una conferenza sul puncitopo, perché noi non lo conosciamo bene, ce l'abbiamo in montagna, è molto presente nella nostra montagna, ha delle proprietà alle saponine, la retina, praticamente proprietà antinfiammatorie, proprietà antidiarroiche, proprietà vasocostrittrici, cioè è una pianta veramente, io stimo moltissimo per queste innumerevoli proprietà che ha, e soprattutto anche perché a me caro, perché ogni Natale a San Michele vediamo il nostro puncitopo. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, siamo favorevolissimi ad ogni tipo di manifestazione che serva appunto a divulgare, ad informare e a far sì che il nostro territorio sia sempre più rappresentativo. Va bene, concludo e ringrazio nuovamente e ringrazio i docenti che ci onorano per la loro presenza. Bene, conclusi i saluti istituzionali, diamo avvio alla parte contenutistica di questo pomeriggio di studi. La prima relazione sarà pronunciata dal professor Michele Iannisotto, classe 1943, dottore agronomo, docente di scienze agrarie presso l'Istituto Tecnico Agrario Francesco Cucuzza di Caltagirone, vicepreside responsabile dell'azienda agraria dello stesso istituto, ora in congedo. È socio ordinario della Società Italiana di Patologia Vegetale e dal 2010 coordinatore della sezione Sicilia Centrale del Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee. Buonasera a tutti, grazie a tutti i partecipanti, grazie di cuore per me. Allora, io tratterò la parte che riguarda l'inquadramento ambientale, diciamo sia la montagna così il clima, gli aspetti vegetazionali in generale. Poi saranno i docenti, la dottoressa Elisa Coppola e il professor Salvatore Acidiacono, di sviluppare, di approfondire gli argomenti, soprattutto le piante spontanee e le piante utilizzate soprattutto nella medicina popolare. Iniziamo allora
con la prima slide, che il nostro territorio si estende su una superficie di 29,50 km quadrati, un'altitudine media di 450 metri sul livello del mare e una popolazione di 3.483, diciamo al 31 marzo 2012. Il nome Canzeria è di ascendenza araba, Yanzeria, Cingalleria. Questa è la dimostrazione. Pensiamo che nel passato diciamo se la montagna doveva essere sicuramente abitata da cinghiali, maiali selvatici, ci doveva essere sicuramente una copertura fitta tale da poter ospitare questi animali. E la montagna Canzeria è un sito adatto a livello naturalistico ed etnobotanico, come ho detto già precedentemente. Vediamo che visitare la montagna della Canzeria significa andare a osservare numerose specie della macchia mediterranea, molte sono utilizzate nella medicina popolare, molte altre sono componenti della gastronomia locale, e soprattutto ci servono per svariati usi artigianali, soprattutto un demo, ma anche tutt'oggi vengono utilizzati. Vediamo che vedendo la morfologia, dalle mande in mezzogiorno, vediamo che abbiamo dei drupi burroni, come potete osservare, come la valanga di Gaza. Mentre se noi guardiamo la montagna dal versante sud, è vero, vediamo che degrada dolcemente, quasi in dolce pendio, addirittura dalla Scala, oppure da San Michele stesso, Monte Picchia, oppure dalla Masseria Portominello, vediamo che degrada dolcemente rispetto, diciamo sia la parte che nel versante del diciamo sia sud. Ecco, vediamo che praticamente la montagna è un esteso comprensorio che ricade diciamo nei comuni di San Michele di Caltagirone e fa parte della porzione nel settore più meridionale dei Monti Re e che quindi ricade nella macroarea della Sicilia centrale. Ecco perché il Girus non solo si occupa delle orchidee della montagna Canzeria, ma si occupa di tutte le orchidee che sono comprese nella Sicilia centrale. Ecco, questa è una cartina Meraviglia in Patria, il GM, per qualcuno che vuole approfondire, vuole vedere un attimino, ho presentato queste cartine. Un'altra è della Carta d'Italia, il foglio 639 di Caltagirone, dove è facile vedere le coste della Scala, vediamo il punto più basso, Monte Burmedialari, con 400 metri sul livello del mare, come vediamo anche il punto più alto, che non arriviamo quasi a 800 metri sul livello del mare, e siamo a 791, Monte Zabaino con 500 qualcosa sul livello del mare. Vediamo anche su questa cartina dove si sono ubicati questi siti, vediamo Piano Cannelle, il Castellazzo e Poggio Pizzuto. Ecco, questo è il nostro territorio, ha una forma irregolare, ricade nella provincia di Catania. Fa parte del Cartino sul Semeto e che confina con Mirabella, Caltagirone, Sangone, Piazza Verina e Mirabella in Marche. Ecco, questa è tutta questa colorata in giallo, vediamo che fa parte del demanio forestale e che sono circa 1500 ettari. Di queste 1500 ettari, 1000 ettari sono del comprensorio di Caltagirone, 500 ricadono nel territorio di San Michele di Canzeria. Tutto viene gestito dall'ispettorato regionale dipartimentale delle foreste. Ecco, questa è un'altra cartina, l'ho detto già prima, la quota più bassa è 400 metri, 790 invece sono in corrispondenza Monte Scala, quindi in corrispondenza del segnale G8.
Ecco, i siti archeologici. Quali sono i siti archeologici? Sono siti di età preistorica e medievale. Abbiamo Monte Zabaino, Piano Cannelle Castellaccio e Poggio Pizzuto. Ecco, qui è una veduta di Poggio Pizzuto. Se vediamo, osserviamo i ruderi di una torre di avvistamento di età angioina aragonese, quindi medievale e rinascimentale, questo periodo. Ecco, qui ancora una veduta di un altro versante, sempre del Poggio Pizzuto. Qui vediamo alcune foto sempre di Poggio Pizzuto, vediamo il sito, vediamo i ruderi di questo muro, di questo, diciamo così, rudere di questa torre. Adesso passiamo al Piano Cannelli, vediamo, abbiamo questo sito, e quindi una necropoli risalente al periodo tardo antico, tardo romano e bizantino. Siamo nel IV-V secolo dopo Cristo. Vedete, questa è una foto, ci sono delle cartelloni, ci sono queste tombe, ogni tomba ha una scheda. Io sono sicuro che molte di San Michele non conoscono questa necropoli, non sono andate mai, però vi consiglio di visitare la nostra montagna, perché è un sito veramente favoloso. Fare una passeggiata, ci sono sicuramente persone, vabbè, escludendo quelle che non hanno la possibilità, ma quelle che hanno la possibilità, è importante visitare la montagna e visitare anche questi luoghi. Qui abbiamo quattro immagini che riguardano queste tombe. Queste sono ancora altre immagini, ecco. E qui vediamo che il nostro studioso della storia locale, Monsignore Giuseppe Rico, ha paragonato la nostra montagna come una grande nave completamente isolata, dove la poppa è rivolta verso l'Etna, dove vediamo poi noi a sud vediamo Gela,